Allora ragazzi, siamo venuti da là sopra, siamo scesi, ora siamo appena arrivati a casa. Qui è il quad che abbiamo preso, abbiamo fatto un po' di spesa, un po' di frutta. Ora chiudiamo. Queste sono tre villette a schiera, private. Ora scendiamo giù e vediamo com'è la casa. Ah, però inizia proprio così, col botto. Beh, mi piace. Allora, beh, io già la conosco perché sta dalle foto. Qui c'è questa piscina molto tranquilla, strapiombo qui sul mare. Questo è il mare di Zante, che vedremo sicuramente nei prossimi giorni. Qui c'è questo lettino molto stile Santorini. Qui ci sono i bagagli. Vabbè, ora vediamo gli interni. Ok, apriamo. Opla. Molto, molto interessante come situazione. Climatizzatore che per me ci deve sempre essere. Qui c'è una televisione. Qui c'è il bagno, questa è la stanza da letto, questo è il di fuori che non ha parole, il panorama, veramente. Poi che abbiamo qui? La cucina con tutto il necessario, se vogliamo mangiare qua, fare i cazzi nostri, ma sicuramente usciremo, faremo le gite in barca, quindi non avremo il tempo. Poi c'è questa verandina, vediamo se si apre, totalmente inutile. Di cui non so perché hanno messo sta veranda. Perché hanno messo sta veranda? Per lo stendino. Per lo stendino, va bene. Un po' inutile. Continuiamo con il tour della casa. Qui abbiamo un frigo. Oplala. Ci hanno lasciato pure una bottiglia d'acqua, grazie allo staff. Allora, poi qui abbiamo il bagno. Molto bello, molto carino, interessante. La doccia molto molto carina, con appunto la possibilità di vedere anche il cielo durante la notte. Qui c'è il bagno. Beh, non male, già ci hanno fatto trovare tutto pronto, molto interessante. Qui c'è un piccolo vetro, se si vuole vedere allo specchio. Vabbè, qui si possono aprire, qui c'è un'altra televisione, qui un'altra qui. E vabbè, queste penso che le terremo aperte, perché è molto molto più bello tenute aperte. Ok, una così. E poi qua penso che si possa aprire una così, le teniamo tutte aperte così. Anche se sicuramente quando andremo via accenderemo l'aria, perché così sennò moriamo di caldo. Qui ci sono delle sdraio. Vabbè, niente, penso ragazzi il tour della casa sia finito. E vi faccio vedere, qui c'è questo lettino molto interessante. Qui hanno innaffiato le piante, c'è il sistema di irrigazione. Ora se cado nella piscina è un problema. Piano piano, vedrai che se ce la si fa. Oplala, eccola qui. Qui ci sono altre due villette a schiera. Tra l'altro c'è questo, ora scendo, ve la faccio vedere. Mannaggia, meno male che ho tolto le scarpe Gucci, sennò me le zivavo tutte. Allora, qui siamo nel niente, no? Questa è la casa, molto bella, vedete? Qua, faccio vedere. Qui c'è questo sistema che tu cammini. Non vorrei disturbare perché ci potrebbe essere qualcun altro qui. Comunque sono tre villette a schiera, 1, 2 e 3. Sono tre villette. E qui si può, si sta. Niente ragazzi, questo è il mio isolamento nelle isole greche. Quindi ora ci isoleremo qui. Molto interessante come situazione. E niente, penso che mi starò 2 giorni qui. E il terzo giorno andremo a fare qualche gita, perché ci sta comunque vedere il mare di Zante. Molto bello, molto... cioè comunque molto roccioso come paesaggio, ricorda molto la mia Puglia. E niente, e questo è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se la casa è bella, cosa non vi piace, cosa cambiereste. Questo quadro non l'avevo visto, questo vaso è molto interessante, molto interessante. E poi vi farò vedere sicuramente altre cose. La piscina molto bella, classica, stile Santorini, con questo lettino, ve l'ho già detto prima. Niente, poi vi faccio vedere, qui possiamo salire, qui si va, qui, qua immagino scotti da morire, infatti bisogna mettere dei teli. C'è questa piccola vetrata e poi qua in mezzo c'è l'altra casa con le altre persone. Allora, diciamo che siamo appena arrivati, il sole è cuocente, ci sono 34 gradi. Madonna, stavo cadendo con tutto dentro. Niente, sicuramente faremo il tour, poi metterò altri video. Ora vediamo cosa faremo, non lo so.
La casa è molto bella, a me piace. Ah, poi un'altra cosa, non vi ho fatto vedere, penso che questo sia un armadio, vediamo un po', penso di sì, apriamo. Esatto, qui c'è un armadio con una cassaforte, lì, un cuscino extra, e boh, non c'è altro immagino, sì, mi ero scordato di far vedere l'armadio. Questo penso sia un altro armadio, no? Ah no, questo è lo spazio per il frigorifero, perché qui c'è il frigo, qui c'è il freezer sotto. Ovviamente vuoto, mi sembra ovvio. E vabbè, poi qui ci sono tutte le mensole, ma c'è con i piatti, c'è il checkout, il wifi, c'è tutto quanto, le pentole, i bicchieri, c'è tutto qua. Poi ripeto, questa per me è inutile, non so perché l'hanno messa, forse è per aggiungere cosa allo spazio. Poi una cosa interessante che stavo guardando, oltre le luci, il letto, molto bello, è questo fatto qua di poter abbassare le tapparelle. Comunque il panorama per me ovviamente è la cosa numero uno, cioè sono venuto qui perché mi piace molto il panorama. Comunque è un posto molto tranquillo, molto riservato, come vedete sì, siamo scesi da qui, qui sopra c'è il quad e poi da lì partiamo, vediamo un po' questi giorni cosa faremo. La vista ovviamente è stupenda, la faccio vedere l'ennesima volta e per adesso è tutto. Allora ragazzi, abbiamo noleggiato la barca. Ora il mare è agitato, non so se si vede, è agitatissimo, dobbiamo tornare, volevo andare al largo, non si riesce, abbiamo visitato qualche isola carina, ora ve le faremo vedere. Allora ragazzi, purtroppo mi si è spenta la telecamera mentre stavo per salutarvi per dirvi che comunque sono tornato comunque a casa, ho finito tutto e non ho potuto manco fare una ripresa nell'aereo. Tanto sono tornato subito qui, non mi sono neanche riposato, ho avuto solo il tempo di dormire perché devo traslocare a casa nuova, quindi sarà un macello adesso togliere tutto da qua. Vedete, qui ci sono un po' di cose che devo ancora spostare, qui c'è il passaporto, le maglie, altre cose, qui era già tutto pieno di roba, l'ho già spostata, qui ho lasciato giusto le cose estive da tenere, casomai mi serve qualcosa, e niente, qui poi toglierò tutto e mi trasferirò a casa nuova, poi vi farò anche un tour, sicuramente farò un nuovo video per farvi vedere tutto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, ditemi se vi è piaciuta la villa, il mio isolamento in Grecia, perché ora devo andare focus, perché devo ancora migliorare su tanti aspetti, ma dopo tanti anni comunque lo consiglio anche a voi. Inizierò a fare trading di nuovo perché ho smesso per una settimana e mezza, due. Quindi fatemi sapere tutto quanto nei commenti. Prossimo video sicuramente vi farò vedere casa nuova, sarà comunque ancora da finire, però ormai siamo agli scorci. Io vi saluto per questo video, grazie per essere stati con me e aver visto la mia vacanza e il mio isolamento in Grecia. Noi ci sentiamo al prossimo video.